Stadio Pavone Mariani di Pineto, di fronte a Pineto e Perugia, nel Pineto out Barafini, Pellegrino e Schirone, squalificato Shakir, 9 le assenze nel Perugia, il Pineto dunque torna a giocare davanti al pubblico amico, soprattutto vuole tornare al successo dopo due sconfitte di fila, il gol arriva subito al terzo minuto, lancio di Lombardi, il sinistro di Gambale, il più lesto di tutti è Bruzzaniti, terzo minuto, Pineto in vantaggio per Bruzzaniti, Giovanni Bruzzaniti in prestito dal Crotone, il settimo sigillo in campionato, Gambale, la sua conclusione, deviazione di Gemello, portiere del Perugia, il più lesto di tutti, come abbiamo detto, è Bruzzaniti, al sesto la risposta del Perugia, la rete di Seghetti viziata da un evidente fallo di Silla ai danni di De Santis, non rilevato dal direttore di gara Iannello della sezione di Messina, il sinistro dunque che infila il portiere del Pineto Tonti, il sinistro di Seghetti, al tredicesimo il gran destro, prodezza balistica di Germinario, tocco intelligente a ritroso, stiamo per vederlo, di Asio Smanovic, apparecchia per Germinario, gran destro, palla all'angolino, nulla da fare per il portiere del Perugia, primo gol in campionato appunto per Germinario, ex Pescara, poi Del Sole fa le prove generali per il Tris, la deviazione, il riflesso di Gemello che non può nulla su questo sinistro giro della classe 98, ex Pescara, primo gol in campionato, un autentico gioiello di Nando Del Sole, ripetiamo, la prima marcatura stagionale, 3-1 il verdetto parziale, primi 30 minuti di da applausi del Pineto, qui ci prova al 61esimo Silla con la palla che termina di poco al lato, poi c'è un errore di Giraudo, prova ad approfittarne senza riuscirci, Gambale, c'è l'uscita salvifica di Gemello, estremo difensore del Perugia, 78esimo, sono entrati nel frattempo quattro giocatori al primo minuto della ripresa, uno di questi è Polizzi, già munito all'inizio del secondo tempo, secondo giallo per un fallo da tergo ai danni di Lombardi, dunque Perugia in 10 uomini, doppio giallo per il numero 73, Perugia in 10 dal 78esimo e poi c'è questo destro di Bartolomei con la palla che viene respinta dall'attentissimo Alessandro Totti, sono 5 i minuti di recupero, ma il Pineto vince questa partita, successo di inestimabile valore, il quarto in campionato, il terzo sotto la gestione Tisci, Pineto batte Perugia 3-1.